quattro colpi di pistola. Nemmeno più il suono dei clacson riesco a sentire. Poco dopo qualcuno con lo sguardo basso osserva una mano insanguinata. Teresa Buonocore fu assassinata il 20 settembre 2010 mentre era alla guida della sua auto in via Ponte dei Francesi. Aveva denunciato un uomo, poi condannato, di aver abusato di una delle sue figlie. Fu così che decisi di denunciare. Tu sei una donna coraggiosa e tenace, Tere. Andremo avanti, ti prometto che non ti abbandonerò in questa storia. Con una cerimonia solenne a Palazzo San Giacomo è stata ricordata la vicenda coraggiosa di Teresa Buonocore, presenti fra gli altri il sindaco De Magistris, il procuratore nazionale antimafia Roberti, il prefetto Musolino, il comandante provinciale dei carabinieri Minicucci. Teresa credeva nello Stato e voleva giustizia. E giustamente vedeva nel sindaco il presidio più immediato che lo Stato metteva al servizio del cittadino. Credo che lei si fosse prima rivolta ad altri avvocati che avevano rifiutato la difesa. E avevano rifiutato la difesa perché io non credo che la storia di Teresa sia stata scoperta tutta. Ci sono delle zone d'ombra che ancora permangono e che io spero la procura voglia indagare. Il sindaco ha consegnato alla famiglia una targa in memoria del sacrificio di Teresa, mamma coraggio della città di Napoli. Teresa Buonocore con la sua vita e con la sua morte ci ha insegnato come si vive. È la lezione del valore della dignità umana che sta scritto in Costituzione e che è la precondizione per poter poi praticare tutti i valori e i principi che stanno scritti nella nostra Costituzione. È una vicenda sconvolgente di una madre, di una donna che ha difeso la figlia, ha avuto il coraggio di denunciare, l'ha fatto in contesti difficili, l'ha fatto strenuamente ed è stata ammazzata. Oggi secondo me è una bella pagina, i familiari, le istituzioni unite, il Comune di Napoli, quindi un modo per ricordare fermamente attraverso un passaggio culturale. È la cultura poi che sconfigge la violenza.